Quali sono le 7 cose che i ricchi comprano e che i poveri e la classe media non comprano? Vedi, una delle cose che differenzia i ricchi dai poveri non è solo il denaro. I ricchi hanno delle attività. I ricchi comprano, possiedono e acquisiscono attività. La classe media compra passività pensando che sia un'attività e la gente povera ha solo spese. Oggi condividerò con voi 7 tipi di attività che i ricchi comprano, acquistano e possiedono. E non definirò le attività in termini di contabilità tradizionale. Quando si parlava di contabilità, ti sono state spiegate quali tipi di classi di attività ci sono. Lo spiegherò nel modo in cui le persone ricche, il modo in cui considerano i beni, è molto, molto diverso da come la maggior parte delle persone li vede. Benvenuto in direzionecrescita.com, il primo canale di crescita personale in Italia, dove ogni giorno vieni guidato verso il raggiungimento dei tuoi obiettivi. Se ancora non lo sai già, iscriviti ed attiva le notifiche così da rimanere aggiornato su ogni nuovo video che pubblichiamo. Numero 1. Il primo tipo di attività che le persone ricche hanno e che i poveri non hanno è il business. Vedi, la maggior parte dei ricchi, quasi tutti, o fanno i loro soldi attraverso le loro aziende e gli affari, o hanno un interesse investito in più aziende o in più imprese. Quindi, ripensa alla gente povera, che ha solo un lavoro. Hanno uno stipendio alla fine del mese. Non diventeranno mai ricchi con una busta paga. Diventerai ricco solo attraverso un business o più business. Perché? Perché è l'unico modo in cui puoi applicare la leva. Puoi far leva sul tempo degli altri, denaro, risorse e talenti per costruire qualcosa, per trasformare la tua visione in realtà, che la tua capacità di guadagno non è legata a delle ore di lavoro. Sei in grado di fare leva a 1, a 10, e 1 a 100, 1 a 500 per costruire un business più grande, per essere in grado di avere un impatto su più persone e fornire più valore ad un mercato in cambio di denaro. Questo è ciò che fa un'impresa. Quindi, questo è il primo bene, il business. Numero 2. Il secondo tipo di bene che i ricchi comprano e che i poveri non comprano è l'arte e l'antiquariato. Ora, questa è una categoria di attività di cui so molto poco. Non riesco a capire la differenza tra un quadro da $100 rispetto a un quadro da $100.000. Non ne ho proprio idea. Questa è un'area in cui io sono un completo idiota. La mia collezione d'arte comprende i miei giocattoli di Hulk e la collezione di Iron Man. E anche se mia moglie sosterrebbe che non sono dei beni, beh, per me lo sono. Numero 3. Il terzo tipo di bene che i ricchi comprano e i poveri no sono le automobili. Allora, molte persone comprano automobili solo come mezzo di trasporto, ma i ricchi a volte le comprano per collezione, perché provano piacere a guidarle, possederle o aggiustarle, ripararle, sistemarle e venderle. Fatto correttamente, questo potrebbe essere una cosa molto redditizia da fare. Ma la maggior parte delle volte, amici miei, noto che loro, perché hanno una passione per le automobili o per le auto d'epoca, lo fanno solo per divertimento, ma perché le collezionano, comprano automobili rare e quando le vendono ne ricavano un bel profitto. Questo le trasforma in un bene vero e proprio. Numero 4. Beni immobili. Questa è la classe di attività più popolare tra i ricchi. La maggior parte delle persone ricche o fanno i loro soldi attraverso il settore immobiliare o conservano e tengono i loro soldi in immobili. Dunque, quando si tratta di immobili, ci sono così tanti diversi tipi di immobili. C'è quello residenziale o il commerciale. Residenziale, sto parlando di un condominio o casa unifamiliare. Immobili commerciali, sto parlando di centri commerciali, hotel, uffici, case plurifamiliari. Due tipi di immobili molto diversi. E all'interno del settore immobiliare hai così tanti tipi diversi di strategie. Compri e tieni? Compri e rivendi? Ristrutturi, giusto? O ti occupi di un Airbnb? Dipende da cosa vuoi fare e quanto capitale hai e dove vuoi andare. Ora, perché così tante persone ricche hanno beni immobili o investono i loro soldi in immobili? E perché le banche e gli istituti di credito amano il settore immobiliare? Ti presteranno soldi per comprare beni immobili, giusto? Gli piace la sicurezza degli immobili. Si sentono come se fosse un bene prezioso. È un bene intangibile per cui gli piace prestare denaro. Ed è per questo che molte persone ricche fanno i loro soldi nel settore immobiliare o investono i loro soldi in quel settore. Numero 5. La quinta classe di beni che i ricchi comprano e i poveri no sono i beni cartacei. Sto parlando di obbligazioni, fondi comuni e azioni. Ora, quando si parla di beni, a volte ne compriamo perché producono un flusso di cassa o dividendi. In alcuni casi, compriamo beni e speriamo che aumenteranno di valore nel tempo. Questa si chiama rivalutazione. Quindi parliamo di azioni, ma non azioni con dividendi,
azioni, fondi comuni, obbligazioni, li compriamo a un certo prezzo e speriamo che salga più avanti nel futuro. Stiamo scommettendo, stiamo speculando sulla rivalutazione. Vedete, i beni cartacei si possono trasformare in denaro molto, molto facilmente. Diciamo che lo si può paragonare a un bene immobile. Ma per convertire un pezzo di beni immobili in denaro? Beh, forse è necessario elencare la struttura. Hai bisogno di vendere, ci vuole tempo. O anche se vuoi ottenere un prestito, ottenere un mutuo, una seconda ipoteca dalla banca, ci vuole tempo. Ma con le azioni, con i fondi comuni, puoi venderli e trasformarli in denaro molto, molto facilmente. Numero 6. La sesta classe di beni che i ricchi comprano e che i poveri non comprano sono le proprietà intellettuali. Sto parlando di brevetti, marchi, brand, copyright, qualsiasi altra proprietà intellettuale che potresti avere. Vedi, questa è una classe di beni che amo. Possiedo un sacco di proprietà intellettuali. La ragione per cui mi piacciono le proprietà intellettuali è per la possibilità di essere scalabili. Puoi dare licenza alle tue proprietà intellettuali a qualcun altro, ma con una commissione di gestione molto, ma molto più piccola rispetto ad altre classi di attività. Posso anche duplicare e ripetere quello che faccio per essere in grado di servire molte più persone. Quindi, le proprietà intellettuali. Disney ha un sacco di proprietà intellettuali. Coca-Cola come marchio. Il marchio stesso è una proprietà intellettuale. Il marchio vale in realtà più dei beni reali che la Coca-Cola possiede. Il marchio Coca-Cola vale miliardi e miliardi di dollari. Numero 7. L'ultima cosa che i ricchi comprano e che i poveri non comprano sono i metalli preziosi. Sto parlando di oro, argento, platino. Notate che quando il valore dei nostri dollari dipende dai paesi da cui provieni, le persone ricche amano avere i loro soldi in oro, perché nel corso della storia si può notare che l'oro è la moneta, è la classe di beni che è a prova di recessione. Quindi è un bene molto importante che bisogna considerare nel proprio portafoglio. Quindi metalli preziosi. Queste sono le 7 cose che i ricchi comprano e che i poveri non comprano. Ma voglio darti un bonus. Questa è una nuova classe di attività. Di cosa sto parlando? Numero 8. Il pubblico. Esatto, il pubblico. Come vedi, il pubblico è la nuova moneta. Essere in grado di avere un pubblico? Beh, lo si vede attraverso i social media. Gli influencer che hanno un pubblico sono in grado di catturare l'attenzione delle altre persone e l'attenzione del loro pubblico vale soldi. È così che sono in grado di generare reddito e profitto e soldi da quello che fanno. L'attenzione è la nuova moneta, perché senza attenzione non saresti in grado di ottenere clienti. E senza clienti non hai vendite. Niente vendite, niente soldi, niente profitto. È così semplice. Molte persone trascurano questa classe di beni. E credo che questa sia una classe di beni che molte persone, anche ricche, ignorano e trascurano. Questa è una classe di beni che si può scalare ed espandere molto rapidamente per avere 10.000 persone, 20.000 persone, 50.000, 10.000 persone che prestano attenzione al tuo messaggio, alla tua causa. Su cosa ti stai concentrando, cosa vuoi promuovere. Anche se vuoi promuovere la beneficenza, la tua fondazione, hai bisogno di attenzione. Hai bisogno di pubblico. Il denaro da solo non porta l'attenzione. L'attenzione è attenzione. Il denaro da solo non basta, ma puoi usarlo per ottenere attenzione e puoi convertirla in denaro e convertirla a sua volta in profitto. E questo è un bene capace di crescere e svilupparsi senza limiti. Non c'è assolutamente nessun limite. E se vuoi sapere di più su queste tematiche e sei interessato a dare alla tua vita lo step successivo per il cambiamento, allora è necessario che tu abbia il controllo assoluto sulla tua mente ed in particolare della parte di essa che non controlliamo consciamente e che determina il 95% delle nostre azioni. Se sei interessato, clicca qui in basso per richiedere una consulenza uno a uno per essere seguito con metodi e strategie più avanzate oppure iscriviti e consulta gratuitamente le centinaia di video lezioni che trovi su questo canale. In entrambi i casi scoprirai che si possono fare salti da gigante applicando le giuste tecniche con costanza ed impegno. Ricorda, se non sei tu a pianificare il tuo successo, stai andando incontro al tuo stesso fallimento. Per questo video è tutto, a presto!